bilancio è gravissimo. È al momento di 11 morti e più di 30 feriti, tra questi anche bambini. Questo è il tragico risultato di un incidente occorso ad un pullman caduto in un burrone nella parte est del Portogallo, al confine con la Spagna. A rendere noto l'accaduto è stato il portavoce della Protezione Civile del paese, riferendo che i feriti sono stati trasportati negli ospedali delle vicine città di Coimbra e Castello Branco. L'autobus con targa spagnola era in viaggio verso la meta turistica portoghese di Santa Maria de Fiera quando, per ragioni non ancora accertate, ha perso il controllo ed è finito in un burrone. Sul posto sono attualmente impegnati oltre 250 vigili del fuoco con 88 mezzi ed un elicottero.